Una struttura scheletrica restava ormai sbiadita nel mezzo della campagna cremonese. Un'enorme scatola vuota, in attesa che le ruspe, con la loro violenza, cancellassero del tutto questa struttura, che, a cavallo degli anni 70, 80 e 90, ha attirato migliaia di giovani da tutto il nord Italia. Quello che resta oggi dell'XO Disco Club è soltanto un pezzo del muro blu che dava l'accesso alla zona estiva e dove due statue sotto quegli archi facevano bella mostra. Ora tutto intorno solo un cumulo di macerie e polvere, pezzi di fioriere e quelle due statue abbattute che giacciono in terra, con la testa rivolta verso il basso, quasi a coprirsi il viso, per non vedere la fine di un'epoca passata, quella della disco music e dei sabati degli eccessi, passati a ballare in grandi strutture come questa. Una delle discoteche più conosciute e amate di sempre. Abbiamo avuto la fortuna di frequentarla per tantissimi anni. Bella gente, una rigida selezione all'ingresso, bella musica, un locale di lusso, insomma. Mi ricordo che le auto più belle potevano parcheggiare direttamente davanti all'ingresso. Un mese fa siamo entrati per un ultimo saluto, quando ormai Madre Natura aveva ripreso ciò che gli era stato tolto, anzi, quasi sembrava che volesse celare agli occhi di tutti la sua esistenza passata e la sua decadenza presente. Così, celata e nascosta da sguardi indiscreti, il popolo della notte è stato sostituito da sbandati e senza tetto, che qua dentro hanno trovato riparo dal gelido inverno, mentre vandali,
e ladri di rame hanno invece colpito profondamente, lasciando enormi cicatrici del loro passaggio. Una struttura davvero grande, 60.000 metri quadrati di area, che nel giro di pochi anni è stata completamente svalutata e acquistata da una ditta di mangimi per una cifra ridicola. Mi ricordo, sin da ragazzino, la sua struttura obliqua. Mi ricordava una scatola che sprofondava su un lato. Negli anni 70 si chiamava Diedron, un parallelepipedo di oltre 50 metri, con questa forma davvero singolare, oltre che all'avanguardia. Realizzato dagli architetti Mendini, Susini e Bolocan nel 1972, il locale ha vissuto il passaggio dalla musica anni 70 alla musica elettronica e ai sintetizzatori. Successivamente cambia poi denominazione e prenderà il nome di Bibendum, ma con il comune denominatore di attirare giovani da ogni angolo della regione e non solo. Musica anni 70-80 e il sabato, grazie anche alla collaborazione di Radio 105, arriva la musica commerciale, quella che riempiva le piste e l'intero locale. Infine, l'ultimo nome sarà XO Disco Club. La sua fortuna saranno poi i maestosi giardini estivi, 12.000 metri quadri, che vedevano l'inaugurazione della stagione estiva nel mese di maggio e potevano ospitare più di 4.000 persone, 4 piste, 2 piscine, la miglior dance music, ospiti speciali, animazione esclusiva, insomma, la miglior discoteca d'Italia. Nel 2007, colpito appunto da una crisi, quella del settore,
che non ha potuto fare altro che soccombere sotto il proprio peso. Tantissime sono state infatti le discoteche che, come l'XO, hanno dovuto spegnere le luci per sempre, un po' in tutta Italia. L'evoluzione di queste enormi strutture ci aprono gli occhi e ci fanno capire come in circa 20 anni siano cambiati i tempi e le mode. Strutture come l'XO che diventano fabbriche. Prima l'oblio per quasi 14 anni, ora le ruspe che hanno definitivamente cancellato quello che restava dei bei tempi passati. E come la frase di quel famoso film: dove vai quando il disco è finito? Thank you.